È stato Maurizio Casagrande ad aprire la stagione teatrale al Ferrari di Sapri. Al pubblico ha proposto "E la musica mi gira intorno", uno spettacolo che parte dal presupposto che preoccupa l'attore, un uomo senza passato e un uomo che non ha futuro. Con l'aiuto di una band e due cantanti e attrici ha ricostruito la sua vita facendo ricorso alle canzoni più famose dagli anni 50 ad oggi. La sua carriera artistica è iniziata proprio con la musica. Faceva parte di un gruppo in cui suonava la batteria, che nello spettacolo torna a suonare proprio nel punto in cui ricorda la sua passione per questo strumento. Il pubblico ha conosciuto un Maurizio Casagrande diverso, non solo attore, ma anche cantante, intrattenitore e batterista. Ecco, questo meraviglia di rapporto che c'è solo a teatro, e chi non ci va ogni tanto si disabitua a questo rapporto. Alla fine, vuoi fare l'attore o il musicista? La bellezza della mia vita è che non sono tenuto a scegliere. A fine spettacolo Casagrande si è soffermato sul punto di vista delle cose. Penso che se tutti noi imparassimo a guardare le cose così come sono, alcune volte drammatiche, importanti e tutto quello che vuoi, però da un lato c'è lo sguardo che dobbiamo dare alle cose, e poi però dobbiamo guardarla anche nello specchio con la stessa cosa, perché tante volte, certe volte, delle tragedie che non riusciamo a governare, guardate da un altro punto di vista, non si risolvono, perché sono un cretino che dice, che però guardandole diventano un po' meno pesanti o perlomeno più affrontabili. Sul pubblico saprese. Un pubblico che io mi auguro diventi sempre più teatrale, perché io capisco che le prime uscite di casa di chi per troppo tempo è stato a casa a vedere la TV ci abitua ad essere passivi. Il teatro invece vuole l'attività mentale, intellettuale, qualche volta anche fisica dello spettatore. Io mi accorgevo che all'inizio era un pubblico che quasi diceva: che faccio, rido? Ma rispondo, mamma ha fatto una domanda, che sono un cretino che rispondo davanti allo schermo. No, perché io guardavo, sto qui. Devi parlare con me, devi guardare a me e io devo guardare a te, se ti stai divertendo. L'intervista integrale potrete seguirla al termine del telegiornale.